Grazie Giancarlo. Siamo all'emergenza coronavirus. La lieve riduzione del tasso di positività non ci consente ancora di abbassare il livello di guardia. Cresce la curva più dolorosa, quella dei decessi per Covid-19, che purtroppo non sembrano diminuire. Le terapie intensive sono ancora notevolmente affollate in 14 regioni sopra la soglia critica. Sembra piuttosto indietro la protezione degli anziani e dei fragili, condizione indispensabile per consentire la riapertura in sicurezza del Paese. Come ogni settimana facciamo il punto con il dottor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Benvenuto. Allora, dottore, dopo Pasqua cambieranno dei colori in alcune regioni? Com'è la situazione in questo momento? Ma guardi, come sappiamo tutti, questo dipende da un meccanismo ormai rodato con il DPCM del 3 novembre, che prevede tutta una serie di automatismi in relazione ai quali vengono modificati i colori delle regioni. Venerdì avremo, diciamo, il responso della cabina di regia e qualche regione potrebbe effettuare il downgrade di colore, passare dal rosso ad arancione piuttosto che da arancione a giallo. Come lei ha rilevato, siamo in una fase dell'epidemia molto particolare, perché se è vero che i nuovi casi settimanali stanno molto lentamente diminuendo, la pressione sugli ospedali rimane ancora alta, e se la curva dei ricoverati con sintomi ha ormai, diciamo, raggiunto l'acme e sta cominciando a scendere, quella delle terapie intensive si trova in una situazione, diciamo, di picco, possiamo dire. Ieri sera avevamo 3.703 pazienti ricoverati in terapia intensiva con un tasso di occupazione che supera il 30%, come lei ha detto, in ben 14 regioni. Senta, dottore, si parla ovviamente di vaccini, ma anche di ritardi a volte inaccettabili nel ritmo delle somministrazioni. È così? E se è così, in che cosa stiamo sbagliando? Ma guardi, io credo che il primo ritardo, visto che si è completato il primo trimestre, è quello sulle consegne. Noi, diciamo, abbiamo questa mattina rendicontate nel sistema ufficiale nazionale di 12.790.000 dosi, che sono poco più dell'80% di quelle previste nel primo trimestre. Ce ne sono 1.300.000 di AstraZeneca non ancora rendicontate, però di fatto, diciamo, abbiamo perso qualche milione ulteriore di dosi nel primo trimestre, ma soprattutto rispetto alle primissime versioni del piano vaccinale ci sono stati consegnati il 50% dei vaccini di quelli inizialmente previsti, che erano oltre 28 milioni. Quindi il primo grande problema è la fornitura. I ritardi, devo dire che tutto sommato le regioni stanno andando, a parte qualcuna, abbastanza bene. Il problema reale è che poi a chi vengono somministrati questi vaccini non sempre coincide con la protezione dei più fragili. Come lei giustamente ha anticipato, la protezione degli ultra ottantenni in primis e poi quella degli ultra settantenni rappresentano le strategie principali per mettere il Paese in sicurezza. A oggi noi abbiamo il 34% degli ultra ottantenni che ha fatto il ciclo completo, quindi è interamente immunizzato, e il 28,5% che ha fatto almeno una dose, però con grosse differenze regionali. Sugli ultra settantenni invece siamo ancora all'alba, perché solo il 2,1% ha fatto la doppia dose e l'11% ha fatto una singola dose. Quindi queste sono fasce che devono essere, diciamo, protette con priorità prima di poter essere ragionevolmente certi di avere un impatto del vaccino sul ricovero e i decessi. Senta, dottore, vaccinare 24 ore al giorno, come stanno facendo in altri paesi, può essere un'idea fattibile in Italia, secondo lei? Ma guardi, se ci fosse la disponibilità dei vaccini dovrebbe essere la prima cosa. Io aggiungo che ci sono anche notevoli differenze rispetto al numero di vaccinazioni giornaliere tra i vari giorni della settimana. Noi questa settimana passata, la settimana scorsa, abbiamo superato i 250.000 somministrazioni die in alcuni giorni della settimana, poi la domenica scendiamo in maniera, diciamo, drammatica, quindi è evidente che bisogna potenziare anche durante i giorni festivi. Poi se ci sono i vaccini, io credo che si debba accelerare il più possibile vaccinando anche durante ore, tra virgolette, non convenzionali. Senta, pur se programmata, ha avuto senso secondo lei la serrata di Pasqua, dottor Cartabellotta, o bisognava chiudere un po' prima? C'è chi in politica si divide tra aperturisti e chiusuristi, lei di quale scuola è? Ma guardi, io credo che in questo momento le contrapposizioni di qualunque genere non facciano bene al Paese. Bisogna conoscere bene i numeri, interpretare le dinamiche della pandemia, sapere che vediamo noi oggi i numeri che sono relativi a 3 settimane fa
ed è evidente che nel momento in cui noi vediamo calare le curve, diciamo, prevale l'ottimismo e inevitabilmente si tende, diciamo, a far diventare l'Italia tutta gialla. Poi però i risultati li vediamo 3 settimane dopo. Io credo che con una buona copertura vaccinale, a partire dai primi di maggio, noi ci potremo consentire delle aperture progressive, però è evidente che ci vuole sempre un massimo senso di responsabilità da parte della popolazione, perché abbiamo margini, come abbiamo visto, molto molto risicati. La Sardegna, ricordo a tutti, era diventata bianca, improvvisamente in un colpo solo è diventata arancione, quindi il virus purtroppo circola, di questo noi dobbiamo prendere atto tutti con la massima serenità e con la massima disponibilità a seguire le regole che ci vengono consigliate. Qualcuno all'interno del governo, dottor Cardabellotta, dice che sostanzialmente giugno forse diventeremo come l'Inghilterra, con un numero di morti pari più o meno allo zero. Lei è d'accordo con questa tesi? Ma guardi, dal punto di vista delle previsioni io credo che bisogna essere il più ottimisti possibile, ma l'ottimismo deve essere accompagnato da quelli che sono fatti concreti. È chiaro che se noi entro giugno riusciremo a vaccinare 20 milioni di persone, la risposta è sì; se ne riusciamo a vaccinare 5, è assolutamente no. Quindi se ci troviamo, diciamo, in quella fascia tra 5 e 20 milioni, è chiaro che, voglio dire, avremo dei risultati intermedi. Più vacciniamo, più noi sicuramente possiamo permetterci delle riaperture. Questo è un dato di fatto, perché lo stesso strumento, la vaccinazione soprattutto delle persone fragili e le restrizioni, hanno un unico obiettivo: quello di ridurre il sovraccarico delle persone che vanno in ospedale, perché altrimenti, come abbiamo visto, quando gli ospedali si riempiono, poi non si riescono ad assistere nemmeno i pazienti che sono affetti da altre patologie, oltre a rendere molto più complicata l'assistenza ai pazienti Covid. Si è superata, secondo lei, la diffidenza verso il vaccino AstraZeneca, che tra l'altro subisce a volte degli stop? Abbiamo visto Francia, Germania, anche Olanda, seppure i casi di trombosi siano piccolissimi rispetto ai tanti milioni di persone vaccinate. Secondo lei in Italia questo problema è stato superato, nonostante il cambio di nome? Oggi si chiama Nexvidria questo vaccino, non più AstraZeneca. Ma guardi, dal punto di vista individuale credo che ci siano ancora tante diffidenze; dal punto di vista, diciamo, di sistema no, perché di fatto il numero di vaccinazioni AstraZeneca, diciamo, è incrementato progressivamente dopo lo stop di un paio di settimane fa. È evidente che noi non sappiamo quanto questo numero rimane costante, perché ci sono delle riserve pronte a somministrarlo o di fatto, diciamo, nessuno rifiuta. Ecco, la stampa racconta di tante persone, voglio dire, che scelgono di non fare questo vaccino, però di fatto dal punto di vista della vaccinazione di sistema non si vedono dei grossi rallentamenti con la vaccinazione AstraZeneca. Ultima domanda, dottor Cardabellotta. Lei dice che bisogna stare attenti a riaprire, perché prima ci devono confortare i dati. Sulla riapertura delle scuole, che è un tema su cui è molto sensibile anche il Presidente del Consiglio, lei pensa che, appunto, aiuterà tutto questo a non far diffondere ancora una volta il virus per una possibile quarta ondata? Ma guardi, io credo che le intenzioni, diciamo, della Presidente Draghi, diciamo, siano state espresse in maniera molto netta. Riaprire la scuola era una priorità dall'altra parte della bilancia hanno messo niente zone gialle fino a fine aprile. Noi, come ho detto più volte, abbiamo un margine di RT, quindi di probabilità di contagio, che è molto risicato, quindi se noi decidiamo di aprire qualcosa dobbiamo decidere di non aprire delle altre. Credo che la decisione del Governo sia andata in questa direzione: priorità alla scuola e rimanere tutti in non prevedere zone gialle fino a fine mese. Grazie al dottor Nino Cardabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, per il suo punto settimanale. La linea torna a Giancarlo.